Contiamo i giorni, i pochi che mancano alla conclusione di un anno nero segnato dal Covid-19. Speriamo in un 2021 migliore, durante il quale il vaccino potrà sconfiggere questo nemico. Ma quella contro il virus non è l'unica battaglia da vincere, ce n'è un'altra, più importante, sulla quale si gioca il nostro futuro e la salute del nostro pianeta. Si tratta della lotta al cambiamento climatico. Con l'aumento delle temperature diventa inarrestabile lo scioglimento dei ghiacciai e, secondo alcuni, sarebbe arrivato a un punto di non ritorno. Solo nel 2019 la calotta della Groenlandia ha perso 1 milione di tonnellate di ghiaccio al minuto, una quantità di acqua impressionante che potrebbe riempire ben 7 piscine olimpioniche ogni secondo, ma che invece finisce nei mari, alzandone pericolosamente il loro livello. A pagarne le spese, prima di tutti, i centri abitati lungo le coste. Città come Venezia potrebbero essere inghiottite per sempre dal mare. Davanti a uno scenario già compromesso non possiamo più girare lo sguardo, d'altronde siamo noi la causa. Le attività umane come deforestazione, allevamenti intensivi, l'uso di fonti fossili e materiali plastici contribuiscono a distruggere l'ecosistema. Ne è una prova un recente studio secondo il quale le opere dell'uomo pesano più di tutta la vita sulla Terra. La massa totale di dighe, strade, edifici ha sopraffatto la natura. Per salvare il pianeta serve un cambio di passo. Lo stesso straordinario impegno per combattere il Covid deve essere assunto per fermare una catastrofe climatica irreversibile. Non abbiamo più tempo. A differenza della lotta al Covid, non ci saranno giorni migliori se non cambiamo ora i nostri modelli produttivi e sociali.